Ehi là, benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi, come avrete letto dal titolo, oggi vi mostro la morning routine di una ragazza au pair, di una ragazza alla pari in America e la sveglia è suonata. Allora, io mi occupo di tre ragazzi grandi, 9, 13 e 14, però praticamente seguo solo quello di 9, quindi mi alzo e inizio con la mia skincare, ovviamente. Quindi uso tutti i miei prodottini, vi mostro tutti i prodottini che sto usando in questo periodo, ovvero tutte cose di Glossier che io amo follemente e qua riesco a trovare, quindi appena finiscono, che sono comunque mini size, riesco a ricomprare. E vi lascio la mia skincare. Quando vedo che manca ancora un po' prima di svegliare il bambino, mi metto sul letto e inizio a guardare Instagram, TikTok e a chattare con i miei amici e il mio fidanzato in Italia. Poi metto le ciabatte che uso anche per uscire, prendo il mio borsello con la patente, la felpa perché la mattina fa ancora un po' freschino, preparo la merenda, diciamo così, per il bambino, quindi una banana, dei cracker, lo yogurt in questi sacchettini qua ermetici, diciamo, sì, si dice così. Ok, mi assicuro che sia ben chiuso e lo metto appunto nel suo zaino di scuola, che è vuoto praticamente, c'è solo la merenda e qualche il libro, diciamo così, per i compiti. Poi vado a svegliare solo lui, perché quella più grande appunto è già partita e quella di mezzo si sveglia dopo. Ovviamente non riprendo. Esatto, buio totale. Qua stavamo aspettando l'autobus perché lo porto solo in fondo alla via e insieme aspettiamo l'autobus che arriva, troppo bello. Quando arriva, super felice. Sembra di essere nel film. Poi qua torno a casa e aspetto la ragazza di 13 anni che la porto a scuola. Poi ritorno, aspetta, vado a mangiare a lui e poi inizio a fare tutte e tre le camere dei ragazzi. Quindi inizio con uno, ovviamente sistemo un attimo e faccio solo i letti, non devo fare altro. E quindi vi lascio alla mia sistemazione.
Infine metto a lavare tutti i panni sporchi e faccio appunto le lavatrici e l'asciugatrice tutto insieme. Questo è l'ultima cosa che ho da fare. Le 9 è giunta l'ora della colazione e ultimamente faccio sì, questi, uno perché sono belli tosti e in realtà anche uno di questi waffle, questo è pancake col cioccolato, piccole gocce. La mocca è già pronta, devo solo accenderla. Prendo lui, super buono questa marca, e questa marmellata perché voglio provare, visto che dicono tutti che il burro d'arachide è marmellata top, proveremo oggi. Waffle, voglio mettere solo questo, mentre qua proviamo appunto il burro d'arachidi e la marmellata. Ah, prima proviamo metà, buonissimo. Non lascia la bocca tutta secca di questo burro d'arachidi, ma c'è il fresco della marmellata. Molto buono. Momento caffè, ovviamente d'obbligo dopo pancake e waffle, con due o tre Oreo e ovviamente in videochiamata con la mia amica. Infine, dopo la colazione vengo in camera, sistemo un po' il letto, qua c'è il mio caffè che ho finito. Questa colazione io la amo perché mi tiene bella sazia, bella sveglia. Il cuscino un po' così, questo lo mettiamo qua. Ho tre cose che faccio la mattina perché poi dalle 9 quando finisco di lavorare, perché faccio dalle 7 alle 9 e dalle 3 e mezza alle 7 e mezza, quindi da adesso fino alle 3 e quarto io sono libera e di solito vado o a camminare o a fare la spesa o a fare shopping, a cercare qualcosa che mi serve. Però oggi mi sa che andrò a fare shopping, non shopping, vado a vedere se c'è qualcosa di interessante in giro e quindi verrete con me. Ho preso qualcosina, ma non preoccupatevi perché adesso vado in un altro centro anche più interessante perché ha la roba più scontata e vi porto con me. Quando bevete almeno 2 litri di acqua al giorno, io da quando sono qua ne bevo sì 2-2,5, non so perché, non so se perché il cibo è molto più consistente, ma sempre sete, sempre. In Italia ci provavo a bere 2 litri ma non riuscivo, mentre qua top, almeno quello. Ok, sono appena uscita da un altro negozietto e finalmente ho trovato un cappello che cercavo da un sacco di tempo. Ora vado a casa a mangiare perché ho stanissima. Allora, ho preso questo cappellino con la retina dietro che la mia mom usa sempre e li amavo. Non mi faceva impazzire questo, preferivo un altro disegno ma non c'era. Quindi, però mi piaceva con la retina nera. E poi in realtà ho preso questa che è una crema solare, protezione 46, boh. Marca abbastanza conosciuta e vediamo se riesco a tirarla fuori. Questa con l'erogatore, quello così, e basta, mi piaceva un sacco. Ora andiamo a mangiare piadina, in realtà non sono proprio piadine, con il salmone e la Philadelphia. Mangio in camera momentaneamente perché c'è un po' di gente in casa, amici dei miei host kids, e
dato che sono ancora off, non ho voglia di essere disturbata. E nel mentre mangio mi guardo la puntata di Uomini e Donne del giorno stesso, solo che lì essendo che lo fanno alle 3 qua, lo guardo alle 11 di mattina. Vabbè, un casino, comunque è troppo bello. Uomini e Donne anche in America.